Oggi la battuta di Alfano, anche i poveri potranno andare in paradiso, potranno salire, la meritocrazia arriva finalmente nel PDL, c'era già forse? Ma io penso che c'è sempre stata, io non sono un figlio di papà e non ho una storia economica così importante alle spalle, però voglio dire, siamo riusciti a raggiungere posti importanti, posti dove sicuramente è frutto anche di un discorso di meritocrazia e non solo di quello che qualcuno pensa o vuole far credere all'esterno. Alfano ci riuscirà quindi? Ma io penso di sì, ha fatto un discorso veramente eccezionale, è stato apprezzato da tutti gli amici almeno che ho sentito, mi auguro che venga apprezzato e venga capito nella giusta misura da chi si contrappone al nostro governo e al nostro partito. Un mese e mezzo fa col senatore Sarro parlammo della deprovincializzazione dei rifiuti, oggi il tema è caldissimo. È caldissimo, però mi sembra che siamo in via di risoluzione, d'altronde non è che si poteva rimandare oltremodo, d'altronde anche chi oggi governa la città di Napoli aveva fatto delle promesse oppure pensava che il problema fosse molto più semplice da risolvere. Ovviamente quando finiscono le campagne elettorali e poi uno si trova ad amministrare in maniera seria e concreta ci si rende conto che probabilmente le cose sono un po' più complesse di quelle che sembrano. L'utilizzo di una linea specifica del termovalorizzatore di Acerra verrà fatto per Napoli specificamente o no? Ma io penso che noi dobbiamo completare nella loro interezza l'impiantistica, poi aggiungere un'altra linea, sicuramente sì, ma io penso che si deve puntare molto alla costruzione del secondo termovalorizzatore, perché Napoli per come è composta sotto l'aspetto dell'estensione territoriale sicuramente non ha la possibilità di aprire chissà quante discariche, quindi si deve insistere su un'ottima impiantistica e io penso che quella sia l'unica strada, non ci può essere una strada diversa da quello che d'altronde ha indicato anche il governatore Caldoro insieme al presidente Berlusconi.